Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi vi porto un video sulla recensione della mia autoradio, una Pioneer SPH-DA120 mi pare. Comunque vi lascio il link in descrizione, l'ho comprata su Amazon l'anno scorso a febbraio, quindi a un anno e qualcosa. In un anno posso dirvi pregi e difetti di questa autoradio. Inoltre vi dico che prossimamente la cambio perché mi sono stufato e non ha le funzioni che io vorrei. Quindi la cambierò con un altro tipo e quindi, scusate la ripetizione, vi farò un tutorial sul montaggio di questa autoradio e anche della prossima. Quindi bando alle ciance, intro e cominciamo subito. Allora, prima cosa vediamo quanto tempo ci mette ad accendersi. Comunque siamo intorno ai 10 secondi, 10-15 secondi. Questa la stoppiamo un attimo. E quindi, questa è l'interfaccia iniziale, della nostra autoradio. Qui abbiamo la funzione della radio, ci sono 18 stazioni memorizzabili, questo è il primo set, secondo e terzo set. E è possibile cambiare frequenza, cioè, ovviamente come qualsiasi radio è molto veloce nella captazione della frequenza, nel captamento, boh, non so come si dice. E poi qui abbiamo collegato la nostra pennetta USB, anzi la mia pennetta perché non è vostra, e sono sfogliabili le cartelle, queste sono tutte per esempio le canzoni, queste sono le cartelle con tipo simil playlist, qui abbiamo una categorizzazione artisti, album, canzoni, generi, ovviamente lui riconosce tutto se ce li avete memorizzati nella USB. Poi abbiamo l'opzione Mix Tracks, qui in poche parole sarebbe una specie di DJ che ci fa un mix di 3000 canzoni, tutte quelle che stanno nella pennetta, quindi insomma una cosa carina e funziona anche abbastanza bene. Comunque usciamo da questa opzione che non mi interessa e andiamo a vedere la parte Bluetooth, nessun dato fornito perché siamo nella sezione musica, giustamente, però se io vado nella sezione delle chiamate abbiamo qui la mia rubrica del telefono, la cronologia chiamate, la composizione dei numeri, eccetera, eccetera. Torniamo alla home, qui abbiamo l'uscita RGB che è per il display, ma io non ce l'ho. Queste sono le opzioni che possiamo mettere oltre all'USB e Bluetooth e l'HDMI, ovvero l'AUX, eccetera. Con questo ci sta la VUR, mirroring, eccetera, tutte cose che io adesso non posso farvi vedere. Quindi diamo uno sguardo alle impostazioni. Qui abbiamo le impostazioni di sistema, è possibile utilizzare l'Apple CarPlay, quindi per chi ha il telefono iPhone può usufruirne di questa funzione, io ho il Huawei schifo. Questa è la sezione, la categoria della personalizzazione dell'aspetto dell'autoradio, possiamo cambiare lo sfondo, vediamo l'illuminazione dei pulsanti, questo è il tema, quindi i colori arancione, verde, io lo lascio sul rosso, già che ci sto, poi vabbè si può cambiare lo sfondo eccetera, lo sfondo si può importare tranquillamente da una pennetta USB. E poi le impostazioni audio sono veramente tante, ci sta l'equalizzatore, qui si può regolare un po' la balance della musica, insomma, livello muto, attivo, mute, off, insomma come cavolo vi pare, regolazione a livello sorgente, altoparlanti, diffusori, crossover, eccetera. Si può mettere veramente di tutto su questa autoradio. Poi abbiamo le impostazioni video che non le uso mai, e appunto le impostazioni Bluetooth.
E questa è la sezione musica. Come potete vedere, funzionano i comandi al volante. Per esempio, cambiamo il volume. Quindi posso cambiare tranquillamente tutte le impostazioni dal volante e posso mettere anche il muto che mi abbassa il volume, quindi non mi mette proprio il muto preciso, quello lo devo appunto regolare nelle impostazioni. Quindi ragazzi, io per questo video vi saluto, abbiamo visto un po' i difetti, ragazzi, i difetti di questo autoradio. Non è come un tablet, insomma, ci sono le impostazioni sue, il sistema operativo suo, quindi siete molto limitati e non posso fare quasi niente, quindi io il prossimo autoradio che mi prenderò sarà molto simile al tablet, quindi è una cosa totalmente diversa che vi farò vedere e che recensirò, ma non vi spoilerò niente. E detto ciò, io vi saluto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a qualsiasi pagina che ho e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete fatto. Itch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi!